La polizia di Madrid ha scoperto un giro di feste clandestine in appartamenti o locali abusivi dove venivano stipate decine di persone in barba alle restrizioni Covid. Ballavano, fumavano, sudavano, uno appiccicato all'altro e a volte consumavano droga. Raggruppavano persone senza sapere se erano infetti o meno, creando un vettore per la diffusione del Covid. Poi, siccome avevano paura della polizia, bloccavano dentro i ragazzi, gli prendevano i cellulari e non gli consentivano di fare chiamate. Circa 40 persone sono state praticamente rapite. La Movida ufficialmente a Madrid è ferma da quest'estate. Il coprifuoco scatta a mezzanotte. Implica rischio, perché la Sono gente delle non ha situazioni licenze, molto rischiose, implica dice il capo della polizia. Negli sovraccarica del appartamenti tutto, di un venivano lavoro fatte eccessivo, entrare anche dove 80 70 persone magari persone che tienen quindi tanto stavano contatto. appiccicate, ballavano senza mascherina, Caminando, fumavano e a usando volte mascherina, consumavano droga. fumano, Parliamo di una ovviamente, e minoranza questo della può essere popolazione, consumo ma di una di minoranza alcol. che può Hablamos, causare repito, di una situazioni minoría, molto pero una minoría pericolose. que genera un riesgo muy importante.